Italtel è un'azienda leader nel campo delle telecomunicazioni in Italia, ma anche all'estero, in particolare in Europa e in America Latina, dove ha una presenza storica e compie quest'anno 90 anni dalla propria fondazione. Costituisce una realtà, direi, unica nel panorama italiano in quanto mantiene il governo della strategia, le risorse di R&D e la capacità di sviluppare prodotti propri, servizi, per accompagnare i propri clienti che sono service provider, l'enterprise e la pubblica amministrazione nell'adozione delle tecnologie sempre più avanzate nel campo delle telecomunicazioni. La nostra missione è quella quindi di abilitare la comunicazione tra le persone, ma anche più recentemente tra gli oggetti, fornendo un insieme di prodotti e servizi che fanno leva sia sulla propria capacità di innovare con prodotti disegnati in Italia, assieme a un insieme di servizi sia di tipo IT sia di tipo professionale per supportare processi di migrazione e di deployment, di design, di ingegnerizzazione delle reti. I clienti di Italtel sono i service provider di dimensione grande, ma anche media e recentemente piccola, anche attraverso l'adozione del canale indiretto di vendita, l'enterprise e anche il public sector, che recentemente ha avuto una crescita importante negli ultimi anni. Siamo presenti in Italia, ma anche in Europa, nel Middle East e in Africa e in Latin America, dove abbiamo clienti che utilizzano sia le nostre tecnologie sviluppate in casa, sia clienti che usano prodotti di terze parti che vengono integrati e messi in esercizio dai Italtel. Le linee guida che abbiamo adottato per l'impostazione dell'evoluzione strategica dei prodotti Italtel sostanzialmente considera alcuni elementi che abbiamo rilevato sul mercato ultimamente, primo tra i quali la coesistenza di servizi erogati in un contesto di qualità di servizio garantita, con lo scopo di avere quella che si chiama quality of experience end to end, mentre esistono contemporaneamente servizi erogati in un contesto cosiddetto best effort, ovvero che sfrutta la rete senza particolari accorgimenti di qualità di servizio. Un altro elemento importante è quello della progressiva adozione di schemi di virtualizzazione, che consentirà sempre più il deployment di applicazioni anche real time e anche per applicazioni mission critical, in un contesto sempre più ibrido tra server virtualizzati e server fisici. Un altro elemento importante è quello dell'adozione del protocollo IPv6 che noi abbiamo implementato in tutti i nostri prodotti per superare ormai i limiti raggiunti in termini di indirizzamento dell'IPv4. E la interconnessione tra le reti eterogenee e i servizi eterogenei è sicuramente un punto di forza della nostra offerta e delle nostre capacità. Quindi Italtel sostanzialmente realizza prodotti e soluzioni che coprono sia il livello di controllo delle sessioni, quello di servizio, il data layer, dove c'è il concetto di subscriber data management, che viene anche raccordato con la capacità di implementare policy che sostanzialmente aprono e chiudono le porte della rete in funzione del servizio e della qualità negoziata. Come ho detto, l'interoperabilità tra le reti e tra i servizi è un punto di forza distintivo di Italtel che ha consentito effettivamente di raggiungere successo nel deployment sia in Italia che all'estero. Le linee di offerta di Italtel che affiancano quella già citata dei prodotti e soluzioni per reti multimediali includono le soluzioni di tipo ICT basate sulla tecnologia Cisco e sui partner Cisco, ma anche su altre tecnologie che integriamo a seconda dei contesti che troviamo in rete,
Le soluzioni e i servizi di tipo IT a supporto del deployment delle varie reti e i servizi professionali avanzati che spaziano dall'ingegnerizzazione di rete, il testing, l'assessment delle reti dei clienti sia per i service provider che per l'enterprise, la consulenza, i servizi di formazione e i servizi gestiti come Network Operating Center e Security Operating Center. Questo deriva dalle competenze sviluppate negli anni sia nel deployment di tecnologia Italtel, sia nell'integrare prodotti e soluzioni di terzi, tanto che abbiamo potuto svolgere con successo progetti di migrazione, in particolare all'estero, da tecnologie di terze parti verso altre tecnologie e non solo con tecnologie Italtel. Per noi di Italtel il primo partner è sicuramente il nostro cliente. Infatti non siamo un'azienda che realizza prodotti e li posiziona su uno scaffale e in qualche modo il mercato li assorbirà. Siamo abituati a seguire i nostri clienti, ad ascoltarne le esigenze e a soddisfarle anche attraverso l'impiego di soluzioni sviluppate con partner industriali. Innanzitutto, a questo proposito, l'esperienza maturata negli anni con Telecom Italia, insieme alla partnership industriale con Cisco, con la quale realizziamo soluzioni specializzate di tipo video, di Unified Communication e per l'erogazione di servizi multimediali su un'infrastruttura di raccolta radio di tipo LTE. A fianco a queste importanti partnership, recentemente abbiamo sviluppato anche un partner program destinato allo sviluppo del canale in diretto. Infatti intendiamo avvalerci di partner per la veicolazione dei nostri prodotti e nostre soluzioni e anche per consentire l'erogazione di servizi professionali a supporto di queste reti anche su segmenti di mercato diversi da quelli presidiati fino ad oggi e su geografie dove Italtel non è presente in maniera diretta.